Lo spirito dell'iniziativa del governo è quello di, appunto, di dare un incentivo all'uso degli strumenti alternativi al contante, sia per combattere l'evasione fiscale che per controllare meglio tutte le uscite, specialmente delle imprese, al fine di arrivare a una dichiarazione precompilata il più possibile attendibile, sia per quanto riguarda gli aspetti IVA che per quanto riguarda gli aspetti sul reddito. Tutto quello che sta iniziando ad effettuare il governo è appunto l'incentivazione di questi utilizzi del contante in alternativa incentivare l'utilizzo delle carte di credito e i sistemi tracciabili proprio sia nei rapporti con la pubblica amministrazione, sia nei rapporti fra privati, nei cittadini, negozianti e imprese. Le iniziative che ha preso dal governo sono entrate in vigore dal giorno di ieri, altre inizieranno a entrare in vigore dal 1° di gennaio e sono principalmente tre sistemi. Uno è il cashback, che avete sentito sicuramente negli ultimi giorni, di cui stanno parlando i giornali. Il secondo è la lotteria degli scontrini. Il terzo è l'utilizzo del sistema PagoPA come sistema unico per tutti i pagamenti effettuati nei confronti della pubblica amministrazione. In contropartita a questi strumenti che vengono incentivati nei confronti dei commercianti, il contraltare è appunto alle commissioni che pagano sull'utilizzo dei POS un credito d'imposta. Questo è già in vigore dal 1° di luglio. Il credito d'imposta è pari al 30% delle commissioni pagate sulle transazioni effettuate con carta di credito e o bancomat, e quindi attraverso questo credito d'imposta del 30% è possibile poi andare in compensazione con l'F24 per ottenerle il rimborso. Veniamo alla prima novità che entra in vigore dal giorno di ieri, il bonus cashback. Praticamente di che cosa si tratta? Si ottiene un rimborso pari al 10% su tutti gli acquisti effettuati con moneta elettronica, quindi parliamo di bancomat, carta di credito, e anche le applicazioni per cellulare, oppure con Satispay, che è un nuovo strumento di pagamento. L'incentivo riguarda solamente gli acquisti fatti con moneta elettronica nei negozi fisici, quindi non c'è rimborso per gli acquisti online. Il motivo di questo è desumibile dal fatto che normalmente gli acquisti online già viaggiano con carta di credito, invece nei negozi fisici ancora l'uso del contante è molto forte, quindi per abbatterlo il cashback è uno strumento che punta a questo. L'utilizzo del 10% praticamente ha una soglia massima che è di 150 euro ogni 6 mesi e ha pure un limite minimo di operazioni che devono essere effettuate nel semestre per poter avere diritto al bonus. Nello specifico sono 50 operazioni semestrali, per cui il limite di 150 euro ogni 6 mesi, quindi nel 2021 avremo due rimborsi da 150 euro perché lo strumento è semestrale. C'è un limite massimo di scontrino che dà diritto al bonus del 10%. Questo limite è 150 euro. Cosa significa questo? Che se l'utilizzo della carta di credito avviene per un pagamento di 500 euro o 1000 euro, comunque il limite su cui si calcolerà il 10% rimane sempre 150 euro. Quindi avremo un bonus che al massimo per ogni singolo scontrino non può superare i 15 euro. C'è un'introduzione del bonus per le sole spese del mese di dicembre.
Per quanto riguarda gli acquisti che vanno dall'8 al 31 dicembre, il bonus è di 150 euro, per cui il limite minimo di pagamenti da effettuare è di 10 pagamenti. Questo significa che se si fanno 10 pagamenti e il 10% sugli scontrini pagati con il bancomat è di 150 euro, si raggiunge la soglia massima. Ricordate sempre che la soglia è di 15 euro a scontrino, quindi più di 15 euro un singolo scontrino non potrà valere. Questo significa che per raggiungere il bonus il limite è quello di fare più scontrini possibili, quindi è un po' quello di frazionare gli importi in modo da raggiungere comunque con l'importo totale questo minimo di 10 scontrini pagamenti tracciabili che viene fatto nel mese di dicembre. Come si partecipa a questo bonus cashback? La partecipazione è volontaria, quindi nessuno obbliga nessuno a dover partecipare. Chi vuole partecipare dovrà registrarsi tramite l'app governativa che si chiama IO, oppure sui canali bancari della propria carta di credito, associare il proprio codice fiscale per partecipare al bonus in questione. Se si accede sull'app governativa IO, qualcuno di voi già l'ha utilizzata probabilmente per usare per il bonus vacanze, su questa app dal giorno 7 di dicembre è stata introdotta la sezione bonus cashback. Entrando su questa sezione dell'applicazione sarà possibile registrare il proprio numero di carta di credito e registrare il proprio IBAN sul quale poi verranno accreditate le somme maturate nel mese di dicembre per chi le già matura o altrimenti per il semestrale e quindi per il 1 gennaio 30 giugno. Il bonifico da parte dell'amministrazione pubblica arriverà nel mese di febbraio e nei mesi di agosto del 2021, quindi chi avrà diritto si troverà ad avere accreditato automaticamente l'importo del bonus maturato. Il super cashback è uno strumento ancora più particolare perché questo andrà a premiare i 100.000 cittadini che hanno fatto più pagamenti nella modalità elettronica. Il governo ha comunicato che sull'applicazione IO, sul bonus cashback, ci sarà una indicazione della posizione in classifica che ogni contribuente ha raggiunto, per cui si potrà visionare periodicamente quanto se si rientra tra i primi 100.000 cittadini che hanno fatto più pagamenti con questa modalità. Seconda novità che riguarda sia i contribuenti nel momento in cui fanno gli acquisti e riguarda anche i commercianti che utilizzano il registratore di cassa per registrare gli incassi quotidiani. Iniziamo a vedere la novità dal punto di vista del contribuente. Ogni contribuente che paga con carta di credito i propri acquisti potrà chiedere di utilizzare il codice lotteria per poter associare quel singolo scontrino fatto con il proprio codice fiscale, in modo tale che automaticamente gli scontrini inoltrati all'Agenzia delle Entrate dai registratori telematici daranno diritto a partecipare all'estrazione per la lotteria. Quali sono i pagamenti che danno diritto a questo alla partecipazione alla lotteria? Chiaramente tutti i pagamenti fatti con carta di credito nel momento in cui c'è uno scontrino fisico, e quindi anche qui andiamo a ragionare sui negozi fisici, non i negozi online. Da questo elenco di attività che possono dar diritto alla partecipazione alla lotteria sono esclusi i pagamenti, quelli obbligatori. In questo caso quali sono? I pagamenti per gli oneri che danno diritto alla detrazione fiscale, e quindi parliamo di farmaci, spese sanitarie e tutte quelle spese che, essendo tracciate per la precompilata della dichiarazione dei redditi, non danno diritto al pagamento, alla partecipazione alla lotteria degli scontrini.
ogni volta che si effettua un pagamento con uno scontrino si viene generato un biglietto virtuale che è pari a un biglietto per ogni euro di spesa. Maggiore l'importo che si dovrà spendere, chiaramente saranno maggiori il numero di biglietti virtuali che saranno emessi e daranno diritto alla partecipazione alla lotteria. Non parteciperanno, oltre a quello che avevo detto prima, i pagamenti elettronici fatti con gli acquisti online e quelli effettuati nell'esercizio di attività d'impresa, ma nemmeno tutte quelle acquisti che, per i quali viene richiesta la fattura elettronica. Quindi parliamo solamente degli acquisti che sono documentati da uno scontrino fiscale emesso dal registratore di cassa. La partecipazione come avviene? Allora, per un discorso di privacy, l'esercente che emette lo scontrino fiscale non verrà dato il proprio codice fiscale, ma verrà dato un codice lotteria che sarà possibile ottenerlo sul sito lotteriadegliscontrini.gov.it. Lì, registrando il proprio codice fiscale, ci sarà l'associazione al codice fiscale, il codice lotteria. Quindi questo codice lotteria che sarà rilasciato da questo sito andrà comunicato all'esercente nel momento e prima del rilascio dello scontrino, perché lui lo dovrà inserire proprio nello scontrino e quindi nel flusso telematico che invierà all'Agenzia delle Entrate. Quali sono i premi che vengono dati per questa lotteria? I premi sono a salire a seconda che l'estrazione è settimanale, mensile oppure annuale, per cui parliamo da 5.000 euro per le estrazioni settimanali, 30.000 euro per le estrazioni mensili e 1 milione di euro per l'estrazione annuale. La comunicazione per chi sarà comunque il sorteggiato vincitore della lotteria sarà comunicato prima tramite un SMS, una mail, e poi per chi ha la posta elettronica certificata verrà inviata tramite questo o altrimenti tramite una raccomandata con ricevuta di ritorno recapitata all'ufficio al recapito comunicato all'Agenzia delle Entrate. I premi dovranno essere reclamati entro 90 giorni dalla ricezione della comunicazione di vincita. Se non vengono reclamati, poi saranno comunque rimessi in palio nel momento in cui viene effettuata la estrazione finale, quella annuale. Per quanto riguarda l'esercente che emette lo scontrino, chiaramente la problematica è quella di inserire il codice lotteria al momento in cui viene emessa lo scontrino fiscale. Su questo i registratori telematici di ultima generazione consentono l'uso di questa possibilità. E chiaramente su questo poi ogni registratore si adegua a quelle che sono le esigenze, ci saranno sicuramente dei codici da digitare a mano oppure dei lettori di barcode, questo dipende dal tipo di registratore usato. Sicuramente è un ulteriore adempimento richiesto al commerciante quello di inserire questo codice nel momento in cui va ad emettere lo scontrino fiscale presuppongo che questa pubblicità che verrà data alla lotteria degli scontrini poi comporterà che molti contribuenti si presentano con questo codice lotteria. L'importante è avere comunque il registratore telematico che sia adibito a questo uso. Ricordo sempre che il codice lotteria è associato nel momento in cui il pagamento avviene con POS, quindi non deve essere messo il codice lotteria nel momento in cui il pagamento è per contanti. E quindi gli esercenti e i commercianti in genere si troveranno comunque a un'ulteriore perdita di tempo nel momento in cui rilasciano lo scontrino. Considerate che la lotteria degli scontrini nasce da un'iniziativa presa alcuni anni fa dal Portogallo. Nel Portogallo ha avuto molto successo, quindi è stata riproposta in Italia nel momento in cui tutte le
le statistiche evidenziano che in Italia c'è un'evasione fiscale molto alta e quindi si prova con questo sistema a fare in modo che si incentivino i commercianti o comunque tutti i pagamenti tracciabili all'emissione di un documento fiscale che attesti l'operazione effettuata. E il contraltare per quanto riguarda gli esercenti è questo credito d'imposta del 30% sulle commissioni che sono addebitate dalle società gestori delle carte di credito. Considerate che questo credito d'imposta è già in vigore dal 1° luglio, riguarda tutte le posizioni fiscali che utilizzano lo strumento tracciabile per il pagamento e incasso delle proprie prestazioni. Quindi questo 30% riguarda sia i commercianti ma anche i professionisti che dall'ultimo anno sono stati obbligati a ricevere i pagamenti tracciati per quanto riguarda gli acquisti delle spese, specialmente le spese sanitarie. Questo credito d'imposta del 30% va a compensare un po' i costi ulteriori che sono a carico di tutti i professionisti, esercenti, commercianti in genere. Riguarda le imprese di medio o piccola dimensione, perché c'è un target di fatturato massimo di 400.000 euro, quindi capite bene che non riguarda le grandi imprese, i big del commercio che comunque stanno sopra quella cifra. E, tecnicamente il funzionamento di questo decreto di imposta è tale che mensilmente il gestore delle carte di credito comunica direttamente all'esercente e lo comunica anche all'Agenzia delle Entrate il valore delle commissioni pagate in quel mese. Questo valore sarà il montante su cui calcolare il 30% di credito d'imposta e sarà utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite modello F24 dal mese successivo a quello in cui è stato comunicato dal gestore delle carte di credito. Il codice tributo è il 6916 e identificherà questo credito d'imposta accumulato nei vari mesi. Non è necessario utilizzarlo subito, ma si può anche accumulare nei vari mesi e quindi utilizzarlo direttamente in totalità. E chiaramente può essere utilizzato solamente in compensazione, quindi non può essere utilizzato con la richiesta di rimborso. E quindi chiaramente va utilizzato nel momento in cui avrò delle imposte da pagare con l'F24 per altri tributi o altre contribuzioni INPS. Ultima novità che entrerà in vigore dal 1 gennaio 2022, si riduce la soglia dell'uso del contante a 999 euro, quindi sotto i 1.000 euro. Già dal 1 luglio 2020 il tetto massimo dell'uso del contante è sceso a 1.999 euro, quindi sotto i 2.000. Ulteriore stretta ci sarà nel 2022 che scenderà a 999 euro. Chiaramente l'impatto è un pochino più ostico per chi utilizza il commerciante che comunque ha il registratore telematico e quindi si trova a dover inserire questo codice lotteria dal 1 gennaio. E per gli altri sarà magari un'opportunità di avere dei rimborsi fiscali su quello che sono le spese quotidiane che si vanno a fare. Avrete sicuramente sentito che l'applicazione IO dell'Agenzia della Pubblica Amministrazione è andata in tilt nella giornata di ieri per inserire i dati per partecipare al bonus cashback. Considerate che solo dopo che vengono inseriti i dati nell'applicazione sarà possibile partecipare al bonus, quindi tutto quello che succede prima non sarà possibile utilizzarlo. Quindi prima lo si fa e meglio è.